Io passo subito la parola al professor Massimo Gandolfini, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze Primarie di Neurochirurgia alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, che ha trattato nello specifico della teoria gender. Innanzitutto, professore, che cos'è la teoria gender? Bene, grazie innanzitutto a Don Giancarlo per l'invito, grazie anche al direttore del seminario che è qui con me e grazie a voi che a quest'ora, di solito alla sera uno, no, è stanco dalla giornata, si riposa e invece avete trovato modo di venire. Evidentemente è una cosa che vi sta a cuore e per fortuna che è così perché dobbiamo essere ben consci del momento storico che noi stiamo vivendo. Ci siamo dati dei tempi, quindi cercheremo anche di non abusare troppo della vostra pazienza, casomai ci sarà possibilità magari di approfondire. Allora, una prima cosa che voglio dire è che la teoria gender esiste e come. È una grossa bugia, quella che viene messa in giro, per la quale non esiste la teoria gender. E allora adesso vi devo dire di che cosa si tratta. La teoria gender nasce intorno agli anni 50. Il primo a usare in termini didattici la parola gender, che poi viene tradotta in italiano in genere, è niente meno un signore che si chiama Sigmund Freud. Nel 1920 Sigmund Freud si imbatte in un caso di una donna lesbica, quindi un caso di omosessualità femminile, e scrive un libretto piccolino intitolato Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile. Lì per la prima volta affronta il tema della differenza fra gender role e gender identity, ruolo di genere e identità di genere. Non lo utilizza secondo lo schema e il significato che poi gli verrà dato in seguito, ma il primo storicamente a usare gender è proprio lui. È un libretto piccolo, se a qualcuno interessasse lo può andare a leggere direttamente. Quando nasce la vera teoria di gender? Negli anni 50-60. Nasce negli Stati Uniti e nasce in un luogo ben preciso che è la John Hopkins Institute di Baltimora. Lì insegna e lavora un signore che si chiama John Money, il quale aveva letto dei rapporti come dire, sulle abitudini sessuali maschili e femminili degli americani, scritti negli anni 1951-1953. Primo rapporto, secondo rapporto, Kinsey. Alfred Kinsey è il vero primo fondatore del genere. A lui seguiranno questo signore di cui vi parlavo prima, che si chiama John Money, e un suo collaboratore che si chiama Eric Benjamin. Qual è il nucleo di questa teoria? Che venne praticata da questi medici che si trovarono di fronte a dei casi di ermafroditismo. Che cos'è l'ermafroditismo? Oggi è sparita, oggi nel nostro gergo scientifico, il termine ermafroditismo praticamente non si utilizza più perché la medicina ha fatto grossi passi in avanti rispetto agli anni 50, per cui si parla di patologie dello sviluppo sessuale. Queste patologie possono essere di ordine genetico, cromosomico, di ordine ormonale, endocrinologico o di ordine fenotipico. Fenotipico vuol dire del nostro corpo. Quelle ermafroditismi erano quelle rare condizioni nei quali queste persone, questi John Money e Harry Benjamin, medici tutti e due, e poi diventati sostanzialmente psicologi e psicosessualisti, si trovano di fronte a delle persone che hanno delle caratteristiche somatiche del corpo ambigue. Non sono completamente maschi, non sono completamente femmine, sono una via di mezzo fra l'uno e l'altro. E si chiamano ermafroditismi. Per curare gli ermafroditismi danno origine a una branca della medicina che si chiama chirurgia di riassegnazione del sesso, perché si voleva correggere, diciamo così, o modificare la condizione di queste persone per poterla riportare nell'ambito della fisiologia dello sviluppo. Da questo lavoro nasce una loro teoria. La teoria è la seguente, la riduco ovviamente per motivi di tempo, la riduco allo stretto necessario. Ognuno di noi nasce con una sua appartenenza sessuata, maschio o femmina, ma il fatto che un maschio diventi uomo e
e che una femmina diventi donna non dipende dalla sua sessuazione biologica, anzi, riferisco quello che pensano loro, dopo vi dirò quello che penso io, ma quello che pensano loro è che la sessuazione biologica è un dato ininfluente, perché quello che conta è l'imposizione di quelli che vengono chiamati gli stereotipi di genere. Tradotto in termini molto semplici, una femmina diventa donna perché viene allevata, educata, cresciuta applicandogli delle categorie che chiamano appunto stereotipi, per cui la si veste di rosa, gli si mette le gonnelline, gli si insegna a dare il biberon al bambolotto e quindi le si impone uno stereotipo educativo e sociale che la induce a diventare donna. Le stesse cose con esempi diversi, il maschio che diventa uomo. Questa teoria prende talmente piede che si impongono, siamo a Baltimora nell'anno 1965, si impongono di trovare una sperimentazione, molto difficile da trovare, perché bisognava trovare il materiale per sperimentare, stiamo parlando di bambini, non stiamo parlando di conigli o di cavi di laboratorio, stiamo parlando di bambini, per cui bisognava trovare una sperimentazione che desse ragione alla loro teoria. Questo accade nel 1965, il famosissimo ormai, forse molti di voi forse non lo conoscono, altri magari già lo conoscono e stasera o altri ancora ne sentono parlare per la prima volta, è il famoso caso dei gemelli Reimer, Bruce Brenda David Reimer è scritto. È una coppia di genitori canadesi, dà alla luce due gemelli, uno di questi viene chiamato Bruce, questo Bruce ha una banalissima fimosi, dovrebbe essere sottoposto a un banalissimo intervento di circoncisione. L'intervento si trasforma in una catastrofe perché il bambino purtroppo viene amputato dal pene e quindi perde moltissime delle sue caratteristiche sessuali primarie. A questo punto interviene il dottor Monet e fa un patto, diciamo, con i genitori, dicendo ai genitori: non vi preoccupate, perché in realtà la sessuazione biologica non conta niente, conta molto poco. Noi questo maschietto lo alleviamo da femminuccia e questo diventerà una donna. I genitori un po' disperati, un po' con l'acqua alla gola, potete immaginare la condizione, siamo negli anni, inizio degli anni 60, insomma, siamo in quelle condizioni, ci stanno al gioco. Tragico gioco, perché significa ribaltare totalmente il bambino in oggetto. Io cito sempre una felicissima frase di Papa Francesco, quando dice: i bambini non sono cavi d'esperimento, gli esperimenti medico-scientifici, ma anche gli esperimenti educativi ideologici, che non fanno meno male degli esperimenti medico-scientifici. Allora questo bambino viene allevato, gli cambiano il nome, da Virus diventa Brenda, viene allevato come una femmina, per cui c'è uno stuolo di psicologi, di psicoterapeuti che lo educa a diventare quindi giocattoli femminili, insomma, vengono applicati, usando la loro terminologia, gli stereotipi femminili a questo maschietto. E lui cresce convinto, perché ha un anno e mezzo quando gli succede quell'accidente chirurgico, cresce convinto di essere una femmina. Ma in realtà quando arriva all'età della pubertà, 13-14 anni, sente delle attrattive totalmente diverse rispetto a quelle del sesso che gli era stato imposto. E trascorre un'adolescenza, poi una giovinezza tragiche. Arriva a 19 anni che è quasi un ragazzo disperato. C'è un libro edito dalle Paoline, se qualcuno interessa leggetelo, è scritto dal giornalista che ha avuto il merito di scoprire tutto questo, perché tutto questo poi era stato silenziato, ovviamente, perché vedrete come va a finire. Si chiama John Colapinto, l'autore di questo libro, Bruce Brenda David. È la storia che io naturalmente vi sintetizzo. Quando arriva a 18 anni questo ragazzo, usiamo i termini facili, da fuori di matto. A questo punto i genitori non stanno più al gioco e decidono di rivelare al bambino tutta la storia. Il bambino allora vuol fare, il ragazzo 19enne vuol fare marcia indietro, ecco che appare il terzo nome, David, prende il nome di Davide e pensate, lo ruba, tra virgolette, alla Bibbia, facendo riferimento al Davide biblico, la famosa lotta fra Davide e Golia,
ma dice lui di se stesso, con la differenza che mentre nella Bibbia Davide vince Golia, uccide Golia, io sono il Davide che di fronte al Golia della scienza e dell'ideologia finirà per soccombere, e finì per soccombere, perché questo ragazzo attraverso una storia poi tragica, perché ovviamente che cosa fa? Deve fare tutto il cammino a ritroso che aveva fatto prima, ricostruzione dei genitali esterni, terapie ormonali per ritornare maschio, gli avevano fatto crescere i semi, gli avevano costruito i genitali esterni femminili, eccetera, eccetera, deve fare tutto lo stesso percorso a ritroso e a 34 anni si suicida. Questa è la storia di Bruce Brenda Davis. È l'unico dato, diciamo, concreto che doveva segnare il fallimento di quella che veniva chiamata allora, a quei tempi, Nurture Theory, cioè la teoria del gender, per cui c'è una discrasia, c'è una separazione, c'è una schizofrenia fra la sessuazione biologica e la sessuazione, diciamo così, culturale, educativa. Questa sarebbe il frutto dell'applicazione di stereotipi di genere. Devo necessariamente fare un balzo di quasi 10 anni. Questo evento non solo non segna la morte, ma viene addirittura ripreso intorno agli anni 70. Da che mondo viene ripreso? Dal mondo filosofico, fondamentalmente, che faceva riferimento al femminismo militante. La corrente femminista militante che vedeva in Simone de Beauvoir è una filosofa, insegna alla Sorbona ed è la compagna di vita di un altro famoso filosofo che è Jean-Paul Sartre. Scrive numerosi libri, uno di questi libri si chiama Terzo Sesso. In questo libro dichiara, riprende le teorie moniane. Monet muore nel 2006, non è morto tanti anni fa. Riprende le teorie moniane e scrive quella famosa frase che ormai tutti conoscono: donna si diventa e non si nasce. È una sintesi per dire che l'appartenenza biologica è ininfluente rispetto alla costruzione della personalità. Il femminismo militante di quegli anni si sposa con una serie di altri filosofi, Gerber, Marcuse, faccio ad esempio, cito uno, ma ad esempio lo stesso Claude Lévi-Strauss, si trovano tutti contemporaneamente alla Sorbona. E che cosa succede? Che il femminismo militante di Simone de Beauvoir si sviluppa fino a diventare il cosiddetto femminismo radicale, fondato da due filosofe, Sula Mead Firestone, tuttora viventi, e Judith Butler. Perché, scusate, non voglio farvi una lezione accademica né di filosofia, ma perché vi voglio dire che l'ideologia di gender esiste e come. Basta andare in una qualsiasi biblioteca, oggi con internet, basta aprire internet e trovate una lista di filosofi di gender che non potete neanche immaginare. Che cosa succede con il femminismo radicale? Che porta avanti le istanze di emancipazione e di egualitarismo che erano proprie del femminismo, arrivando con Judith Butler a dire che il massimo della lotta di liberazione della donna rispetto all'incombenza maschile nel conflitto maschio-femmina per raggiungere una parità di diritti, di doveri e dignità sacrosanta, in questa lotta la donna sarà effettivamente libera, usa questo termine, dall'imperialismo maschile solo nel momento in cui potrà totalmente badare a se stessa, anche alla propria sessualità. Nascono da lì il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, il diritto alla contraccezione e oggi potremmo dire il diritto alla procreazione medicalmente assistita eterologa con la barbara pratica dell'utero in affitto. Sono tutte cose che nascono da quel filone di ordine di tipo culturale di cui vi sto dicendo. Ma la Butler arriva e dice: il compimento della liberazione della donna è il lesbismo. Perché nel momento in cui si potrà liberare anche dal punto di vista relazionale e affettivo dal sesso maschile, la donna sarà effettivamente libera. È in questo momento che il gender nato così, chiamiamolo genderismo per intenderci, si incrocia con il femminismo. Non nasce come una costola del femminismo, ma si incrociano perché a questo punto viene avanti l'idea che la sessuazione biologica non conta. Che cosa conta? La scelta individuale, personale. La Butler dice chiaro e tondo: i corpi non sono sessuali, il sesso lo inventiamo e lo facciamo noi.
Per cui l'indifferentismo della sessuazione si sposa con l'idea che abbandoniamo il sesso, che è biologicamente determinato. Cari amici presenti, noi siamo sessuati dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. E questo non perché lo dice qualche teoria, questo perché lo dice il nostro corpo. In tutte le cellule del mio corpo, tutte, meno i globuli rossi e le piastrine, per chi vuole essere pignolo, puntiglioso, meno i globuli rossi e le piastrine, perché sono le uniche due tipi cellulari che non hanno il nucleo, dentro il nucleo c'è il DNA, sono i cromosomi, ecco, ma in tutte le altre cellule del nostro corpo, io ho XY, la signorina in parte a me ha XX, tutte. Se io prendo una cellulina e lì dentro c'è XX, il corpo dalla quale deriva è sicuramente femminile. Se c'è XY è sicuramente maschile. Quindi la sessuazione biologica ci determina, ma non determina soltanto i genitali esterni, i caratteri primari, determina la nostra personalità. Il testosterone non è acqua. L'aggressività che è tipica, che è prevalentemente tipica del sesso maschile, è legata a una condizione biologica ben precisa che si chiama ormoni androgeni. La tendenza molto più affabile alla relazione, all'emozione, al sentimento che è tipica del sesso femminile non è uno stereotipo di genere applicato dalla cultura, perché è innanzitutto mediato da un altro tipo di ormoni che si chiamano estrogeni. Tant'è che quando un uomo, sì, sapete che se ne sta dibattendo, si macchia di penati reali gravi di ordine sessuale, una delle tecniche che vengono proposte e attuate negli Stati Uniti è la castrazione. Castrazione nel senso farmacologica, non solo chirurgica. Basta usare dei farmaci anti-androgeni, anti-testosterone e immediatamente la personalità cambia. Allora, questo è il tema fondamentale. In ambito educativo, il primo, come dire, la colonna portante è che noi riconosciamo che i bambini maschi e le bambine femmine hanno delle caratteristiche strutturali non confondibili fra di loro e che una educazione armonica deve rispettare come principio fondamentale questo, in maniera da dare la possibilità alla bambina femmina, al bambino maschio, di poter crescere in maniera armonica e coerente rispetto alla propria sessuazione. Questo l'ideologia gender dice che non è così, perché tutto dipende dalla cultura, dall'ambiente biografico, dagli stereotipi che vengono applicati. Allora, se io posso fare a meno, e arriviamo al cuore, di riconoscere la mia identità sessuale, ma il genere diventa una libera scelta mia, ecco che allora Kinsey e Money partirono dai primi quattro generi fondamentali, la sigla che tutti conoscete, LGBT. L sta per lesbian, G sta per gay, B sta per bisexual, T sta per transsexual. Poi arriva Judith Butler che dice quattro sono pochi. Aggiungiamone un altro, aggiunge la famosa Q. La Q, che vedrete ogni tanto nell'acronimo LGBTQ, quella Q vuol dire queer. Queer in inglese vuol dire strano, stravagante, ma vuol dire soprattutto mutevole. Perché è chiaro che se l'elemento che determina la mia appartenenza di genere e la mia scelta autonoma personale, io oggi posso scegliere A e domani posso scegliere B. Ecco perché la Judith Butler, coerentemente rispetto all'ideologia, ci aggiunge la Q, queer, mutevole, cambievole, cioè si può continuamente cambiare. E se vi collegate a Facebook American, io ieri ero al Ministero della Pubblica Istruzione, proprio su questo comma 16 articolo 1 della legge 107 sulla buona scuola, a parlare con i collaboratori del ministro, ho detto guardate, un computer, aprite Facebook America, ci trovate 58 generi. Quindi il genere non l'ha inventato né Gandolfini, né difendiamo i nostri figli, né la Santa Chiesa Cattolica. Il gender fa parte di un'ideologia filosofica ben precisa che poi con gli anni, adesso non voglio perché sennò rubo troppo tempo, che poi con gli anni si è strutturata attraverso due grandi canali, che dopo chiudo. Il primo canale sono i cosiddetti gender studies. Quante volte avrete sentito in questi giorni coloro che vorrebbero un'educazione fatta secondo il gender dire no, ma l'ideologia di gender non esiste, esistono i gender studies.
Che cosa sono? Ecco, che cosa sono i gender studies? Sono i dipartimenti universitari creati nelle università americane nelle quali veniva applicata la teoria di gender. Prendendo però come un cavallo di Troia, perché è chiaro che se tu una persona gli vai a dire oggi i generi in Facebook America sono 58, se tu vai a dire a una persona, ad esempio noi, chiamiamoci così, eterosessuali, nel gender non ci chiamiamo più eterosessuali, voi non lo sapete, ci chiamiamo cisgender, noi siamo un eterosessuale cisgender. Ecco. I gender studies sono stati l'applicazione, sempre all'interno del movimento femminista della lotta di emancipazione ed egualitarismo del rapporto uomo-donna, delle teorie gender. Tant'è che poi i gender studies si sono anche chiusi, non esistono più. Lo sapete che negli Stati Uniti oggi ci sono le cosiddette scuole parentali e scuole divise, perché si sono accorti del fallimento della teoria gender, per cui addirittura si torna a scuole maschili, a scuole solo maschili, a scuole solo femminili. Ecco, noi che vogliamo fare questo indifferentismo. E l'altro momento fondamentale sono state due importantissime, se ci sarà tempo ne parleremo, due importanti conferenze internazionali dell'ONU, 1994-1995, Pechino e Cairo, il Cairo, nel quale è stata di fatto dalla lobby internazionale, dalla cosiddetta governance, perché questo è delle ONG, le organizzazioni non governative, imposta l'idea che a ogni livello, quindi non solo quello scolastico, ma ad esempio quello pubblicitario, ad esempio quello mediatico, da dove nascono secondo voi i volti che sono per metà maschio e per metà femmina? Quella è un sminuzzamento semplice per arrivare al cuore e alla fantasia delle persone dell'ideologia gender. Io posso essere per metà maschio con la barba, dall'altra parte vi faccio come fanno in Francia. In Francia insegnano le bambine a farsi la barba e i maschietti a truccarsi le unghie o gli occhi, perché l'idea è esattamente questa: il genere ognuno se lo autodetermina come vuole. E legato al genere, che cosa ci sta? Ecco poi l'altro punto, diciamo delicatissimo: ci sta l'orientamento sessuale, perché è chiaro che se io mi autodetermino secondo un determinato genere richiedo un comportamento, un orientamento, ma che ci nascondiamo dietro un dito, no? Dietro c'è il comportamento, è legato al genere stesso, che può essere in totale opposizione rispetto al genere sessuale. Allora, grazie professor Gandolfini.